però. Cazzo, allora. Sopravvissuti, bentornati sul canale, sono Guardianon e siamo di nuovo su Project Zomboid con quella che si sta rivelando un'avventura abbastanza action, soprattutto, e molto interessante, col nostro Goro nel quartiere di Hong Kong, sempre vicino a Louisville per motivi che non c'è da sapere. Allora, ho sentito uno sparo poco prima di mettermi a dormire nello scorso gameplay. Qui c'erano gli scheletri, abbiamo già triturato male. Allora, io tornerei giù, che c'è la zona refettorio. Prima facciamo così, ci craftiamo subito subito la mazza chiodata, che non fa... Fammi vedere un attimo. I danni sono aumentati, vero? Vero? Sì che sono aumentati. Potremmo creare anche una bella lancia, ma non ora. Probabilmente è successo 100%. Potenziale produzione 10. Facciamo col nastro isolante. Ok. Ripara, ripara, ripara. La facciamo tornare al massimo. E poi si va. Bello che la mazza chiodata la possiamo riparare anche con i chiodi. È ottima sta cosa. Vai così. Ok. Dietro. E abbiamo la nostra mazza al pieno delle sue possibilità. Intanto riequipaggiamola subito. Scendiamo giù. Che fai da Dobby? Sono caduto come un pollo. Ok. Refettorio. Si mangia. A me mi serve sempre un orologio comunque. Allora. Qui ci sono delle finestre che... Non posso... Ah no, ma stiamo al secondo piano. Allora va bene così. Allora proviamo a fare una cosa. Disassembla. Ma la sega io ce l'avevo. Allora voglio fare una cosa. Potremmo chiuderci nel refettorio momentaneamente perlomeno. E per fare ciò andiamo a prendere al volo una sega. Tanto qua è pieno di roba. La dovrei trovare praticamente tipo subito. E poi barrichiamo la porta del refettorio. Non che sia particolarmente necessario in realtà. Però per il momento non saprei dove altro andare. Sega, ok. Chiodi. Ok, così nel frattempo aspetto pure che faccia giorno, raga, perché uscì col buio, no. Già di solito su Zomboid non si vedono gli zombie, o meglio si vedono quando è troppo tardi, spesso e volentieri. Gli scheletri non si vedono proprio. Quindi, raga, eviterei. Allora, butterei per terra un po' di cose che attualmente non mi servono. Ecco, li sistemiamo un pochino qui. Queste cose vuote. Pam, pam, pam. Queste bottiglie utilissime, raga, perché con la mod che ci permette di lanciare le cose, fantastico. Intanto ci leggiamo pure questo cruciverbino. Ok. Anche questo. No? Non ci so pentole. Come cucinano questi? Così per sapere, eh? Non c'è dato saperlo. Perfetto. Niente pentole. Vabbè. Vabbè, io butto tutto quanto nel forno. E amen, allora. Allora, accendi forno. Ci facciamo. Ci facciamo. Allora, una bella cotoletta di maiale. E una pesca. Mangia questa. Cotoletta di maiale la metti qui. Intanto aspettiamo che si cucina. Attendiamo. Nel frattempo io che faccio? Nel frattempo io sfondo questo. Fallo da picnic. Com'erano le abilità nostre? Carpenteria sta a zero attualmente.
Mi sono bruciato la carne e rosico tantissimo. Lo sto a dire. Non è ancora cotta in realtà. Va bene. Ah, qua mi ci fa sedere. Ma prima non erano... Non so perché pensavo non si era attivata la mod. Vabbè. Dai, su. Ci vediamo un pochino. Ok. Spengi e mangia tutto. Ok, almeno così siamo un po' più sazi e stiamo più tranquilli. Qua non c'è nulla di utile. Proviamo a spaccare questo. Vorrei ricavarci un paio di assi. Ma vedo che il gioco non è del mio stesso avviso. Va bene. Allora facciamo così. Tanto mi sembra che stia pian piano facendo giorno. Allora, lasciamo un po' di cose qua sotto che non mi servono. Tipo la torcia, questa sega, il cacciavite, questo straccio sporco. Facciamo queste cose. Ma la gomma e la matita potrebbero ancora servire. Chiodi. Questo, via tutto. Via fiammiferi. Allora, madonna se gli sta più male. Ma com'è? Qualcosa che mi dà felicità? Ah, c'abbiamo un po' di gelato. Ok, mangiamo del gelato. Ah, raga, sapete che ho appena scoperto una cosa che non sapevo? Ah, solitamente io ho sempre visto che il gelato ti dava tristezza. Ma perché in realtà quello è gelato sciolto. E invece questo era gelato buono e quindi è andata bene. Sono un idiota. Cioè, era ovvia come cosa, non ci avevo mai fatto caso. Va bene così. Allora, lavate stesso. Un attimino al volo perché faccio un po' schifo. Ok. E lava tutti i vestiti. Ok, nel frattempo si è fatto giorno e quindi possiamo andare. Pulisci tutto. Ok, PvP forzatamente attivo, che cosa significa? Che sta succedendo? Ho letto PvP forzatamente attivo. Non ho idea di cosa significhi, c'ho quasi paura a scoprirlo. Andiamo giù de corsa. Allora, mettiamo un attimo la mappa. Io devo raggiungere questa zona qua. Abbiamo detto con tutte quante le capannine. Le baracche, insomma, le tende, quello che cavolo erano. E spero fortissimo che lì riuscirò a trovare. Questa si apre. Qua ce l'ho venuto. Io spero fortissimo di riuscire a trovare una borsa. Medicine, disinfettanti, cose così. Che ancora di queste cose non ce ne abbiamo neanche mezza. Colla per legna, io solo per riparare dopo eventualmente la mazza. Allora, ok. Possiamo uscire da qua. Le aprirei tutte e tre. Perché così dopo me si richiudono. Cioè, sì, me si richiudono. Posso riaprire tutte e tre per entrare. Almeno non rischio troppo. Allora, passiamo dai giardinetti. Tanto mo stiamo relativamente tranquilli. Forse mi conveniva prendere altro cibo. Allora, sto flare io lo vorrei lanciare, ragazzi. Ma ho paura che dal momento che probabilmente lanciando il flare arriverà l'elicottero, ma magari arriva per portarmi effettivamente dei... non lo so, qualcosa. Però comunque arriva l'elicottero, il che significa inevitabilmente che attirerà scheletri. In questo caso mi viene sempre di zombie, ragazzi, pardon. E qui devo stare. Madonna, raga, potentissima. Come stanco? No, porca miseria, non va bene. Non va bene. Devo rientrare a dormire un po', raga. Non posso andare in giro stanco, perché sennò i danni si riducono e la nostra avventura finisce anzitempo. E non mi va. Non mi
Va assolutamente. Allora, rientriamo un pochino verso... Che pizza. Facciamo così, sto giro non entro sotto, salgo su un attimo da qui e dormo sul tetto. Non vedo alternative fondamentalmente, ragazzi. Anche se in realtà c'erano delle poltrone. Potrei andare alle poltrone a dormire, almeno sto un po' più comodo. Senti, vabbè, sti cavoli, dormi qua. No, qua non mi fa dormire. Uffa. Sulla sdraio? Posso dormire sulla sdraio? Da paura, ragazzi. Allora, a dormire abbiamo dormito. Ho rifatto un saltino di là in cucina e ho mangiato un altro pochino di cose perché... Attenzione, c'è uno zombie qua. Dicevo, ho dormito, ho fatto un salto in cucina. Mi sono fatto andare via la tristezza. Qua c'è uno scheletro. Da dove è entrato? Signora? Scusi. Ma qua c'è un altro cucinino che non avevo visto? Però... Che cazzo è? Oh! Mamma mia, mi ha fatto pian corpo! Ho visto questo, sto spadone che si avvicinava. Dottor Jane? Scusi? Porca miseria, mi ha fatto via un colpo. Tanta gente è morta, ma tanta è ancora viva. Ma vieni al gruppo? Quindi? Non è entrato nel gruppo. Ah, sì. È entrato in gruppo? Mi ha fatto più un colpo, raga. Porca miseria, mi ha fatto prendere un colpo. Senti, ma tu mo dai, oh zaino. Mamma mia, ragazzi, mi è preso un colpo, giuro. Niente, l'inventario questi non lo svuotano. Io voglio il tuo zaino. Senti, vabbè, vieni con me, giusto? Ah, dottoressa Jane. Oh, lì è dottore. Oh, altro cibo. Allora, cetriolini, magna tutto che... Così, depressione, cazzi vari, mi sono letto le peggio riviste che ho trovato. Abbiamo un bel po' di cibo qua. E a me sempre lo zaino mi serve, comunque nessuno di voi mi dà. Grazie. Grazie. Comunque, raga, veramente mi ha fatto prendere un colpo assurdo. Cioè, l'ho vista avvicinarsi. Coltello da cucina, mannaggia, tanta bella robina pure qua, eh. Stelle filanti. Allora, non si trovano sigarette, raga. Probabilmente perché anche quelle spesso si trovano addosso agli zombie morti. Ma questi scheletracci non hanno loot, non hanno vestiti, e quindi non trovo nulla. Allora, io mo a questa non gli dico, non premo nessun comando, perché a sto punto o quando premo i comandi... Questa chi è? Ma sta gente, quando è arrivata, scusa? Vabbè, questi li pio. Quando è... cosa? Vabbè, andiamosene da qua. Ah, no, scusa. Scusa. Richiudi però. Grazie. Ok. Ok. Ah, dottoressa Jane, dobbiamo andare giù campo rifugiati e vedere se c'è qualcosa di utile. Resta il fatto che lei mi ha fatto prendere un colpo, porca miseria, non indifferente. Qua abbiamo tutto. Allora, qui c'erano un po' di scheletri. Chissà se l'ha ammazzati lei, è possibile? Comunque, dicevo, non gli darò ordini, non farò nulla. Cioè, faccio finta che è letteralmente un... che poi è
un NPC non gli dico nulla, ragazzi, perché ho paura che gli sminchio la routine, praticamente. Cioè, la porto con me solamente per difendermi dagli scheletri e basta. Vedi quanto è abile, però. Visita... Guarda l'info. Ascia 1, combattimento 1, moto soccorso 3, passo leggero, furtività, forza. Vabbè, va. C'è coltellità caccia. Ok, vabbè. Non armi da fuoco, meglio così. Che se iniziano a sparare, questa è finita. Pensavo fosse un bandito comunque prima, raga. Però in realtà i banditi prima del 20° giorno non si attivano come evento proprio, quindi. Allora, dottoressa, se lei mi fa un attimo da... mi controlla la situation qui. Io mi lutto un po' di cose, perché qui c'erano un po' di vestitini utili. Cappotto dell'esercito, pantaloni dell'esercito, giacca a vento. No, c'era questo qua, il bomber, che è fighissimo. Aperto o chiuso non cambia nulla. Lo mettiamo chiuso. Vediamo un po' sulla protezione che mi cambia. E beh, porca miseria, signori. Ok. C'è qualcuno che cammina, signori. Stiamo attenti, eh. Sento camminare. Vediamo se aumenta la protezione. Sì. Decisamente aumentata la protezione. La protezione. Occhiali da sole. Tuta. Ah, raga. Occhi aperti. Dottoressa Jane, occhi aperti, perché qui potrebbe esserci gente. Una radio inutilizzabile. Disassemblano. Mi più la batteria. Quella sì. Un po' torna utile a me. Qua su non c'è. Oh, attenzione. Levate, scusa. Armi qui? No. Il poncho! Vediamo un po' il poncho quanto mi fa saltare in avanti tutto qua. Oh, scheletri. Dottoressa! Vabbè, però, porca miseria, dottore. Se ti levi... Oh, ma io sto a colpire lei? È scappata, dottoressa. Si è dato. Dottoressa, lei ha fatto danni, ingenti danni. Oh, questa mi ha tirato di peggio scheletri. Dove ido? Dove sta? Guarda che sta a fa, madonna mia. Voi combatte. Oh, mannaggia la miseria. Dottore, senti, ti posso dire che sei un idiota, però. Posso dirlo? Come pretende di sopravvivere in questo modo, scusi? Non dovrebbe... Allora, in realtà, le spiego. Non dovrebbe farsi mordere dagli scheletri. Questo è un po' il segreto della sopravvivenza in questa situazione qua. Mannaggia la miseria. Allora, voglio prendere il poncho. Indossa. Allora, 40-40-40-40... Siamo su, protezione. Porca puttana. Ok, poncho sgravissimo come sempre. Oh, attenzione. Dottoressa, io non campo 100 anni, però, eh. Senti, fatti visita, vieni qui. Si faccia visitare. Sono super bardati. Cosa? Cosa? Scusi? Lei era stata sbranata viva quasi, dottoressa. Mi perdoni, c'è qualcosa che non va. Va bene così, non ci facciamo domande. Non ci... Sì, aspetta, però. Devo levare il cappuccio perché mi triggera troppo la compenetrazione con l'elmetto.
Attenzione, dottore. Madonna che volo. Sì, ma vabbè, ma questa apparentemente sembra veramente forte, ma è abbastanza scarsina, vorrei dire. Oh, occhio, mamma mia. Ok, c'è uno scheletro dietro di lei. Che dice? Se lo guarda? Io mi metto qua e voglio vedere che cosa fa questa. Perché tanto, cioè, ma dico io, no? Se io levo questo, no? Lo ripongo, lo riponcio. Protezione. Testa 40. Se lo metto invece indossa. Lasciamo questo. Dottore, ma io non chiamo, sono morto. No, no, William era morto. Ok. Un secondo, devo vedere una cosa. Poncio, indossa. Ah, ok, lo posso mettere così. Salviamo il preset. No, dopo. Oppure lo posso indossare così. Ma in realtà non cambia nulla a livello protezione, giusto? Lo mettiamo così. Ok, meglio. Ok, possiamo andare avanti. Io t'ammazzo, mi prendo il tuo zaino. Te lo dico mo. Qua c'è un cadavere. Ci sono diversi scheletri. Anche qua. Devo crearmi la base comunque ancora. Dottoressa, dividiamoci e distruggiamoli cortesemente. Un po' resterò ancora qua, sicuramente in città. Poi me ne vo. Il multi hitter non messo ancora, mi sono dimenticato. Calla. No, m'ha spinto. Bastarda! Bastarda! M'ha spinto, maledetta! Solo graffio, solo graffio! Maledetta! Maledettissima! M'ha palesemente spinto! Ma palesemente spinto. Ma ci rendiamo conto? Mi ha lanciato addosso agli scheletri, raga. Comunque devo mettere il multi-hit. Porca miseria, mi scordo sempre. Mo se mi infetto. Dottoressa, non so dov'è, ma spero sia morta. Una macchina. Cazzarola. Quante scheletri. Un orologio, te prego. No, eh. Mannaggia la miseria, mannaggia la miseria. Ho sentito sgranocchià. Forse se lo mangiati la dottoressa. Non mi dispiacerebbe per niente, sono sincero. Oh! No. Vorrei capire un secondo, perché vorrei capire un secondino com'è la situazione a sto punto. La Teresa è sparita. Potrei chiamarla di nuovo da me? Non mi fa chiamare nessuno? Mi sa che è morta, ok. Non mi fa chiamare la dottoressa, presumibilmente è morta. Devo trovare il corpo, ragazzi. Devo assolutamente trovare il corpo e prendermi lo zaino. Piano piano, piano piano, piano piano. Dai, sti mucchietti d'ossa, raga, non ci spaventano di certo, eh. Sono bello bardato. Forse alcune cose si sono danneggiate, però. Anzi, controlliamo subito.
Passarola. Quella sotto mi devo fermare per rimuoverla perché è sulla gamba. Mi serve il disinfettante, raga. Mi serve il disinfettante. Vabbè, tutto sommato c'ho ancora abbastanza protezione. Certo, lì, porca miseria, stanno le tende mediche, ma non c'è un cavolo dentro. Non ci sono medicine, manca a pagarle. E mori. Uffa via. Muorici, muorici, muorici. Mi piacerebbe. Allora. Cerchiamo altre tende mediche. In qualche modo. Oh, però sta a fa buio. Lì ci sono baracche tipo rifugi, abitazioni, cose così. Là ci sono un sacco di zombie. Lì anche ci sono un sacco di zombie. E non credo ci siano medicine, non là perlomeno. Dove vado? Mannaggia la miseria. Dottore, la dottoressa dove sarà finita? Morta, ma dove sarà finita? Ok. Vediamo se trovo medicine. Ma porca miseria. Niente, raga, non ci sono medicinali. E qua sta a fa notte. Io da qua me ne devo andare di corsa. Se no ci stiro le zampe. Sono pure stanco. Perfetto. Si so bagni. Allora, sti scheletri sono abbastanza lenti, per fortuna. Magari ci trovo qualcosa di utile. Guardate la roba che ci sta qua dentro, raga. Però se devo rompe per entrare. 169. Questo zombie è stato colpito da ok. Vabbè. Ho una che si apre, per favore. No, 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 non posso rimanere in pianotte fuori, raga. Va a finire uno schifo, via, andiamo se ne di corsa. Sono stanco, faticato, via. Io, in realtà qui è tutto illuminato, però. Troppi zombie, via. Via. Allora, mi piace che... Perché effettivamente sta a far notte, raga. Però è tutto luminoso, presumo, perché tipo tutti sti lampioni forse funzionano. Non lo so. Non posso esserne sicuro in nessun modo. Se mi si infettano ste ferite è finita. Oh, non c'è un... uno schifo de medicinale da ste parti. Mannaggia la miseria. No, non c'ho manco più bende pulite, perfetto. Ottimo. Allora, pulimone 1. Bendati. Cioè, ma... Oh, ragazzi, l'avete vista bene che la dottoressa mi ha letteralmente spinto in braccio agli zombie? Sì. No, dico... Non me lo so immaginato, eh. L'ho visto io, l'avete visto voi. Facciamo la torcia intanto che...
Allora, no, torniamo a casa. Torniamo a casa. E a sto punto, ragazzi, quel magazzino è a casa nostra perché non vedo alternative. Momentaneamente, perché non voglio troppi scheletri. Non voglio rimanere qui, eh. Cioè, poi andiamo via, raga. Poi andiamo nelle città, quelle più classiche, insomma. Però, per il momento, da qua non mi posso muovere neanche volendo. Parte che io spero che non sia tipo chiusa a mo' di quarantena sta zona. Perché io non sono andato ai confini, spero non ci siano cancellate o cose così. Perché il che significa che per fuggire da qua bisogna trovare un martello da demolizione, se no non ce ne andiamo. E questo pure potrebbe essere un bel problema. Un veicolo, una moto, qua secondo me una moto sarebbe l'ideale, anche perché sono stradine abbastanza strette. Magari, ecco. Poco poco horror così, eh. Guardate, gli interruttori. Dove stanno quando servono? Si sa. Eccolo. Ok. Spegni. Ok, a posto. Adesso ce ne andiamo in fretta e furia via da qua. Che pizza, però. La dottoressa c'aveva tutta quella roba. C'avevo roba, c'avevo zaino. Riuscirò prima o poi a trovarne uno anch'io. Spero. Vamos addosso. Tutti i vestiti. Ok. Tutto lavato? Sì. Ok. Sta cosa. Mandiamo qualcosa di corsa, va. Che c'era rimasto? Questa cruda. Ah, aspetta, aspetta. Sì, no, prima quella roba cruda. La rilasciamo dentro. Ok. Ok, signori miei, a questo punto io direi che per il momento ci fermiamo qui. Direi che ci fermiamo qua. E ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzuoli. Stanno a succedere belle cose. È interessante, raga, perché è molto, cioè, sto sempre a combattere fondamentalmente. Gli NPC sono una manica di stronzi, posso dirlo tranquillamente senza paura. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo presto in un prossimo episodio. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.